Oggi voglio realizzare dei disegni lasciandomi ispirare dalle Ollus. Obiettivo: donare 250.000 euro. Mica ciufoli. Per chi non lo sapesse, le Ollus sono organizzazioni senza scopo di lucro che hanno un'utilità sociale, come offrire assistenza sociale, sanitaria, lottare per la tutela dell'ambiente o per la ricerca scientifica. Ci sono tantissime Ollus e scegliere quali sostenere donando anche poco, secondo me è molto molto importante. Ma vi confesso che ho un segreto. Io predico bene e razzolo malissimo, perché in realtà non ho mai donato, mai. Più che altro perché sapete come vanno queste cose. Uno è anche magari ben intenzionato, ma appena c'è una procedura un minimo più complessa del necessario, si abbandona tutto e si dice: dai su, adesso non mi va, magari lo farò prima o poi. Ma ora basta, ho deciso che quel prima o poi per me è oggi. Grazie anche a Satispay, che oltre a essere lo sponsor di questo video mi guiderà durante questa mia prima volta. Ma prima disegniamo. La prima Ollus dalla quale vorrei prendere ispirazione è Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere si occupa di portare soccorso sanitario e assistenza umanitaria in caso di conflitti, epidemie o disastri naturali in tutte quelle zone in cui il diritto alla cura non è garantito. Quindi ecco qui il nostro disegno. Per questa illustrazione ho scelto un'ambientazione naturale, disegnando questo medico che mi piace moltissimo. Non so, mi piace molto il nasino è l'espressione buona, mentre ovviamente presta soccorso a questa donna e al suo bambino, creando questa composizione centrale che a tratti ricorda anche un tema religioso, non so, tipo la natività. E detto questo, ovviamente sono più che felice di contribuire nel mio piccolo con una donazione. Il servizio di Satispay offre un modo molto molto semplice per farlo direttamente da app, andando nella sezione donazioni, dove Satispay periodicamente dà visibilità a una nuova Ollus da sostenere. E questo mese c'è per l'appunto Medici Senza Frontiere. Fatto! Così, con un click, pulito. Quindi questa qua è la mia primissima donazione. Nulla di cui andare fieri, ricordiamolo, però rimane comunque un momento molto importante per me, quindi sono felice. Per il prossimo disegno, invece, ho scelto la Ollus We World per i diritti delle donne. We World si occupa della difesa dei diritti delle donne e per questo ho voluto realizzare un'illustrazione in cui rappresento la mia visione di un futuro ideale, rappresentando uomo e donna che collaborano mettendo a frutto le loro conoscenze, in un rapporto in cui sono alla pari, sia sulla vita privata che sul lavoro. Sono molto contento dell'idea, della pila di libri che rappresenta la loro conoscenza e anche di come sono venuti i due personaggi che si stringono la mano. Soprattutto le loro faccette, mi piacciono, sono carine. Il suo naso così a triangolino, o i suoi occhietti a puntino, molto molto belli. E devo dire che sono felice, sia di come stanno venendo i disegni, sia anche del fatto di lasciarsi ispirare da queste tematiche, grazie anche alle Ollus che ogni giorno lottano per far sì che visioni come queste possano in futuro diventare realtà. E un futuro come questo, secondo me, vale sicuramente la pena di sostenere. Con una donazione. La sezione donazioni dell'app Satispay al momento è disponibile solo su Android, ma potete comunque sostenere le Ollus in modo molto molto semplice attraverso la landing page, come in questo caso, o direttamente dai loro siti. Fatto, quindi ora non ci resta che fare l'ultima illustrazione. Per l'ultimo disegno ho scelto la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Ha
Ok, senza contesto questa illustrazione potrebbe sembrare un po' strana e ambigua, quindi spieghiamola. Visto che la onlus è collegata alla partita del cuore, ho voluto realizzare l'illustrazione come se fosse una partita di calcio, tema che in effetti è molto attuale visto che abbiamo vinto gli europei. Quindi ho disegnato questo giocatore che calcia la palla fortissima per segnare il punto decisivo nella lotta contro il cancro. Mi piace molto il dinamismo dell'immagine e anche questa palla tutta deforme come in Ollie e Benji, e anche l'idea di aver realizzato la porta come se fosse uno sketchbook vuoto aperto. Quindi anche in questo caso doniamo andando sulla loro pagina. Qui sotto è indicato il supporto di pagamento con Satispay, quindi clicchiamo, ci rimanda sull'app e il gioco è fatto. A inizio video però, se vi ricordate, ho indicato un traguardo ben diverso, e cioè quello di arrivare a donare 250.000 euro per sostenere le onlus. Ma in che modo? Tutte le persone che si iscriveranno gratuitamente al servizio di Satispay riceveranno in omaggio 5 euro sul proprio conto. Vi basta cliccare qui sotto nel link in descrizione. Da qui vi si apre una scelta: tenervi i 5 euro che Satispay vi ha generosamente regalato, oppure usarli fin da subito per sostenere una onlus, magari scegliendone una che affronta una tematica che vi sta particolarmente a cuore. Facendo una media di quanto persone guardano di solito i miei video, la possibilità di raggiungere veramente 250.000 euro di donazioni, grazie ovviamente anche al passaparola, non è un traguardo così irraggiungibile. E se non avete mai donato, beh, allora benvenuti nel club. Inoltre, volete un consiglio? Ve lo do io, il consiglio del secolo che ho imparato direttamente sulla mia pelle. Se andate al bar e poi andando alla cassa vi accorgete di non avere contanti, non ci provate minimamente a pagare un euro di caffè con la vostra carta, se non volete essere presi e appesi direttamente al muro dal proprietario urlante. Cosa successa veramente. Pagando con Satispay, invece, pace interiore e anni di salute mentale recuperati. Anche perché, ricordiamolo anche con un certo orgoglio, Satispay è un'azienda del tutto italiana che è specializzata proprio nelle microtransazioni. E non essendoci costi né per chi compra né per chi vende, fa felice tutti, permettendovi di sostenere anche le piccole attività locali. È un ottimo servizio per gestire le proprie finanze, fare ricariche, pagare i bollettini e nei negozi. E se vi eravate affezionati al cashback di Stato, che in questo momento è stato sospeso, beh, sarete felici di sapere che invece Satispay vi garantisce il cashback fisso dell'1% su tutte le spese. Detto questo, vi lascio con una domanda, e cioè: se a caso, così per ipotesi, qualcuno vi regalasse 5 euro per donarli e sostenere una tematica che vi sta particolarmente a cuore, quale scegliereste e soprattutto perché? Fatemelo sapere nei commenti.